Ciao ragazzi, sono S11 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Minecraft ed oggi siamo in quel tutorial che vi avevo preannunciato prima. Siamo con Marco 21 bit e Andrea 21 bit che però non giocheranno, ma giocheremo nel prossimo video che verrà, cioè verrà registrato appena finisco questo. Oggi invece dobbiamo testare il nostro, cioè dovremmo costruire il nostro, la nostra farm di patate, di carote, quello che volete. Allora vi faccio vedere subito un esempio. Mettete le carote qui e tramite i distributori verrà data il bon meal. Poi ovviamente qui, siccome siamo in creativa, le carote si distruggono, ma voi le distruggete e non le prendete, perché automaticamente verranno rilasciate nella cesta tramite me il meccanismo che andremo subito a fare. Lo costruiremo qui perché mi gradisce molto. Allora, è molto semplice, dovete usare gli Observer Block 1, in verità. Poi prendete anche dei distributori, li mettete così. Forse è sbagliato, ho sbagliato ancora. Scusate un attimo perché devo sbagliare ogni minuto. Prendete un blocco di terra, lo posizionate di nuovo e posizionate finalmente il nostro distributore. Poi dovete scavare un pezzettino, cioè dovete scavare un pezzettino di terra e mettete un po' d'acqua, perché ora scaviamo qui, cioè zappiamo la nostra terra dove poi verranno posizionate carote, eccetera. Allora, finito questo meccanismo, anzi non finito, perché ci servirà anche la redstone, e la redstone la dovete usare così, un pezzo qui, un pezzo qui e un pezzo qui, anche qui. Anzi no, qui è sbagliato, un pezzo qui. Ok, fatto questo, dovete posizionarli soltanto sopra i dispenser e basta. Ora dovete scavare questi blocchi, anche di più. Magari facciamo 5, non lo so, 4, decidete voi. Anzi, decido io perché in questo momento comunque non mi ricordo. L'IEM non fa così, fa se fa. Allora, quello che dovreste fare, comunque Lion neanche li fa i tutorial, a quanto ne so io, però Non lo comunque so. noi dovremmo fare il meccanismo per far arrivare come si chiamano, le carote nella cesta. Ci serviranno i vagonetti con l'hopper. Questo vagonetto dovrà essere inserito qui. Per farlo arrivare qui dovremmo usare un blocco che in questo momento non ho, e lo vado subito a prendere. Usiamo ancora la terra. Allora, fatto questo, prendete il binario, lo posizionate qui. Anzi no, aspetta. Forse ho sbagliato. Sì, infatti ho sbagliato perché dovreste metterlo un blocco più su, così. Prendete il binario e poi prendete l'hopper. Allora, in verità prima dovrebbe essere messa la cesta, che poi verrà inserito anche l'hopper dietro la cesta. Ovviamente io non ci passo, sono un cretino. Dovreste mettere la cesta qui, almeno. Si piazzi magari? Ok. Piazza, piazza. Scherzavo, la cesta più avanti. Poi mettere gli hopper attaccati alla cesta. Aspettate perché già mi sono scordato. Che c'è? Vuoi dare un aiuto? No, grazie, semplicemente perché sei rimasto incastrato e hai tolto anche questo. Lo so, non ti preoccupare. Allora, ora sopra questi hopper dovremmo metterne altri. E sopra questi altri hopper metteremo il blocco con la rotaia e con il vagonetto. Alla fine questo blocco verrà tolto e resterà questo. Ok, ora rimetteremo la nostra terra, la zappiamo di nuovo e il nostro tutorial in pratica è finito. Poi la poteste voi costruire intorno a una casa e quello che volete, però in questo momento noi non lo faremo. Allora, il tutorial diciamo che è quasi finito. Anche perché qua c'è una rotaia, che cazzo se ne. Ora io mi metterò in sopravvivenza un attimo. Game mode. Un attimo. Ok, mi metto in creativo un attimo. Anzi, in sopravvivenza. Ecco. Però sono un cretino perché mi scordo il bon meal, ragazzi, e perciò ora mi rimetterò di sicuro in aspettate un attimo, gambe.
Sbagliato, smetti di ridere. Ci raccontiamo delle cose scherzose. Vabbè, ragazzi. Comunque, quello che voi. Non si può fare il video con loro. Quello che volevo dirvi soltanto è di mettere il Bone Meal, non ve lo scordate. Il Bone Meal nelle c'è qua nei dispenser. Ne metteremo un po' per testare. Posso testarlo anch'io. Vieni qui, fammi rimettere in sopravvivenza. La smetti di ridere! Andrea! Ok ragazzi, ora dovremmo testare. Basta ridere per favore. Togliamo questo di qua. Allora, ora testeremo, vediamo se funziona. 1, 2, 3, via. Funziona. Vediamo se le carote funziona. Vediamo. Sì, funziona ragazzi. Vai, un tutorial fatto bene. Come vedete, una cosa proprio fatta da me, perché non ho preso spunto quasi da nessuno, tranne che su Real Power un po', ma perché io ho visto costruire questa cosa, ma l'ho fatta completamente diversa. Comunque ragazzi, io direi di concludere questo video qui. Lasciate like, fate quello che volete, condividete, fate quello che volete. Ora quello che ci resterà di fare è di ridere. Costruite. Costruite anche voi questo tutorial nel vostro mondo di Minecraft. Io vi saluto, ciao ragazzi.